Snack in collaborazione con La Ciucculella. Qua dagli studi di Campobasso vi devo dire che mi sono spaventata anche io, perché qui ha fatto un terremoto fortissimo, non era assolutamente una scossa di assestamento. Non sappiamo, mi vorrei mettere in contatto con Eremita, che già ci faceva sapere per telefono che a San Giuliano di Puglia è caduta la linea. Ovviamente stava succedendo l'inverosimile. Fermi, che non succede niente, per favore. Guarda, sto andando di là, state al centro. Ragazzi, levatevi da qua, mettetemi in uno spiazzo, forza, mettetemi in uno spiazzo. Stanno passando tutti quanti. Intorno alle 15:30, uno o due minuti prima, e, diciamo, il bambino che ha portato a 26 il computo complessivo delle vittime, delle giovani vittime di questo terrificante terremoto. Ed è proprio il momento in cui, io non so perché non ero dall'altra parte della telecamera, ma c'è il momento in cui poi è stato riconosciuto dai familiari, ed è stato anche questo uno dei tanti momenti veramente strazianti della giornata che ho vissuto a San Giuliano. Dunque, allora, 26 bambini morti, tre adulti, dei quali una maestra. Sì, l'ultima che è stata recuperata intorno alle 17, la maestra che mancava all'appello, che mancava al computo sciagurato di questo evento sismico di San Giuliano di Puglia. Per noi finisce qui. Siamo andati a braccio per due giorni e ci fermiamo qui. Ma la notte per la gente comincia ora. La notte comincia per le migliaia di persone senza tetto, che non hanno più una casa, che hanno perso tutto. Ma la notte, una lunga notte, comincia soprattutto per tutti coloro che hanno perso i propri figli. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.
Era l'alba del primo novembre che Giovanni di Tota concluse questa lunga diretta di Telemolise, primo novembre del 2002. Una lunga diretta, per dirla con di Tota, la lunga notte cominciò in quel momento e possiamo dire non è ancora terminata e forse rispetto ai morti non terminerà mai nel dolore delle famiglie. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick, una puntata difficile per me stasera. Vi presento subito gli ospiti. Nunziatina Borrazzo, mamma Coraggio, buonasera Nunziatina. Buonasera. Il sindaco di Bonifro, Nicola Montagano, buonasera sindaco. Buonasera. Quello di Casa Calenda, sindaco Michele Giambarba, buonasera. Il dottor Pier Federico De Pari del Consiglio Nazionale dei Geologi stanno facendo delle belle iniziative, ce le racconterà, per prevenire i terremoti quanto più possibile o per evitare i danni. A seguire Umberto Uliano, presidente dell'ANCE Molise, e a seguire il presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso, Guido Puchetti. A Termoli con Fabrizio Occhionero abbiamo i due sindaci dell'area del cratere, gravemente colpiti anche quei comuni, e sono il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio, buonasera Donato, e il sindaco di Colle Torto, Carlo, buonasera a tutti. Carlo De Simone, buonasera, buonasera a Fabrizio Occhionero. Cominciamo questa diretta emozionante stasera proprio con la copertina di Fabrizio Occhionero. Voglio ricordare che l'intero filmato, noi abbiamo visto 4 minuti della parte finale di quella diretta di Telemolise, l'intera sintesi che dura circa 40 minuti la trasmetteremo domani alle ore 18, subito dopo la replica di questa puntata di Moby Dick. Un lavoro, diciamo, certosino, fatto dal capo tecnico Angelo Pompei e dal direttore Emanuela Petescia. Ne vale la pena di rivederlo, quel filmato che abbiamo donato al comune di San Giuliano di Puglia, abbiamo donato a chi ce l'ha chiesto, anche ai familiari delle vittime. Un filmato che davvero strazia il cuore per una sciagurata tragedia che forse si poteva evitare. La copertina di Fabrizio Occhionero. Maria era una bambina solare, amava la natura, gli piaceva gli animali, gli piacevano, lei era, amava molto i cani. Infatti noi avevamo un cane, avevamo un husky che lei era molto appassionata, lo portava a passeggio, diceva lei, lo metteva sempre in braccio. Era una bambina come tutti gli altri, andava a scuola. Non è che a lei gli piaceva tanto andare a scuola, anche quella mattina infatti non voleva andare. Dicevo voglio stare a casa perché era il periodo delle olive e lei sentiva a casa che si raccoglieva le olive e voleva venire pure lei. Invece io l'ho mandata a scuola. Maria Di Renzo frequentava la seconda elementare. Caterina ricorda così sua figlia, il suo cuore si apre alle emozioni di quegli anni, la gioia di vivere, la famiglia, gli amici, tante esperienze condivise giorno dopo giorno fino a quel 31 ottobre che nessuno potrà mai dimenticare. Il terremoto, il crollo della scuola Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia. Ore e ore di attesa per non perdere la speranza tra le macerie di un luogo che non si è rivelato sicuro. Speravo sempre che la trovavo fuori, invece quando sono arrivata vicino alla scuola, che ero andata in campagna a raccogliere le olive, quando sono arrivata davanti al cancello ho incontrato un ragazzo, ho riconosciuto solo gli occhi, era tutto impolverato, era Antonio, mio figlio. E ho chiesto a Antonio e Maria, dice mamma, Maria non lo so dove sta lì sotto. Come tutte le altre mamme, i genitori, sono salita sul tetto, volevo fare qualcosa, scavare, ma non sono riuscita a fare niente.
27 bambini e la maestra Carmela Ciniglio non hanno più rivisto la luce. Due le donne morte in paese, un bilancio tragico e la storia di un piccolo territorio cambiata per sempre. Da allora sono passati 13 anni e nel Parco della Memoria, costruito sulle macerie della scuola crollata, un pilastro lascia il segno del tempo. Il ricordo ci sta tutti i giorni. E tutti i giorni è sempre un ricordo forte, perché ti manca una persona a casa, quando mangiamo, eravamo in quattro, ora siamo in tre, quel posto è sempre vuoto. E quando guardo una bambina penso sempre a Maria. Tanta dignità, rispetto per le famiglie che con coraggio sono andate avanti in questi difficili anni, una ferita sempre aperta, ma anche una speranza nel cuore di chi resta. La forza, dobbiamo lavorare perché si deve andare avanti, perché c'ho Antonio, mio figlio che adesso ha 25 anni, è un uomo, però lui ne ha sofferto tanto come il papà e anche io, anche se andiamo avanti però è molto dura. Allora uno deve cercare di lavorare, di andare avanti per un futuro, per mio figlio, come tutti gli altri genitori. Si va, può fare il meglio che si può, insomma, non più di tanto uno non può. Bene, non ci sono parole per commentare questa bellissima copertina anche quest'anno, bellissima, di Fabrizio Occhionero, commovente. I ricordi si riaccendono in tutti noi e lo chiedo soprattutto a Nunziatina Porrazzo, il ricordo di quei momenti. Nunziatina, sotto quelle maledette macerie, ci ha lasciato un figlio, Luigi, per il quale ogni anno, ormai siamo al quinto anno, è istituito un premio di tasca propria. Premiano, poi ci dirà lei cosa, ma intanto Nunziatina, i ricordi di quei momenti tragici, che le è rimasto in mente e pensa di poterla superare questa notte lunga, finirà in qualche modo? I ricordi partono come inizia il mese di ottobre, è come se si aspetta un qualcosa di tragico che ti avviene ogni anno. Il ricordo è vivo, è indelebile, anche adesso vedendo gli occhi di Maria devo dirvi che lei è la bambina che io ho battezzato, che è nata l'11 marzo, è venuta da noi l'11 marzo insieme a Luigi, mio figlio, sono nati lo stesso giorno e sono nati in cielo lo stesso giorno. È una fatica, il mese di ottobre è una fatica continua tutti i giorni. Di quel giorno ricordo fortemente l'odore del gas che c'era, la polvere e l'impossibilità di fare qualsiasi cosa. Cioè ci siamo trovati tutti là, tutto il paese, e man mano tutte le persone volontarie che sono arrivati un po' da tutta Italia. Tra i volontari c'era suo marito, Luigi Petacciato, il signor Petacciato, che ha scavato ininterrottamente per diverse ore, ma non solo per cercare il figlio Luigi, ma per cercare tutti i bambini, che erano ancora i tanti bambini sepolti sotto quelle macerie. Prego. Assolutamente sì, Modesto è arrivato ed è rimasto, sì, è rimasto sulle macerie fino a quando è stato estratto Luigi, penultimo bambino, poco prima dell'altra scossa forte del giorno successivo, del primo di novembre. Lui, pur sapendo che Luigi non ce l'aveva fatta, perché comunque era a stretto contatto con i vigili che operavano sotto, ha dato una mano per cercare di portare alla luce i ragazzi superstiti. E, io non ho mai chiesto a mio marito e lui non ha mai detto cosa ha visto, quello che è stato fatto, perché un conto è stato per noi vedere da sotto le macerie, vedere il movimento, però loro che hanno operato sulla scuola hanno dei ricordi che hanno custodito nel cuore sia lui che tutti gli altri. Io quando parlo con Francesco, che è il vigile del fuoco che ha estratto Luigi, mi guarda con un sorriso e mi dice: non chiedermi nulla perché non te lo dirò mai.
E niente, dall'altro canto tante cose nemmeno abbiamo voluto saperle perché il dolore è talmente forte, quindi abbiamo chiesto tante risposte, ma tante altre ce le siamo tenute quasi ovattate, custodite nella mente e nel cuore, proprio per cercare di nemmeno di sapere, perché il dolore era talmente forte, il fatto di non essere comunque vicini ai nostri bambini che in quel momento soffrivano un qualcosa di terribile, perché un conto è viverlo dal di fuori, però penso che viverlo dal di dentro sia stata un'emozione, un qualcosa di indescrivibile, penso. Noi abbiamo portato dietro il fatto di non essere stati vicino a loro, quindi di sentirci quasi in colpa, però alla fine ci siamo resi conto che non potevamo fare assolutamente nulla. Ecco, Nunziatina, a distanza di 13 anni questa lunga notte del dolore si è attenuata, e non dico è finita, forse non finirà mai sicuramente, si è attenuata in qualche modo. Lei ha avuto un nipote, la figlia, ha messo al mondo un figlio, quindi il nipote Nunziatina, che l'ha chiamato Luigi poco dopo quella disavventura, l'ha chiamato Luigi, e oggi il bambino, il ragazzo, ha 10 anni, mi sembra, ma il dolore si è attenuato, Nunziatina? Allora, guarda Giovanni, il dolore purtroppo non posso dire che si attenua. Io ricordo che sono andata a trovare una mia carissima amica che ha perso un figlio a 18 anni, solo un anno dopo dalla morte di questo ragazzo. Le ho portato una lettera e un libro. E le ho detto, non sono venuta prima non perché non ti ho pensato, ma per non farti vedere la disperazione che c'è negli occhi di quelle persone che sono costrette a perdere e a vivere e a convivere con un dolore così immenso che è la perdita di un figlio. Lei però ebbe il coraggio di reagire immediatamente a cospetto del capo dello Stato il giorno dei funerali di Stato dei bambini e, insomma, disse una frase forte che fece riflettere l'Italia e forse il mondo intero. Disse, ce lo vuole ricordare lei, Nunziatina? Mai più nessuna mamma e nessun papà pianga un figlio in una tragedia simile. E da quel momento che si è avuta la consapevolezza di quello che era il nostro, purtroppo, patrimonio scolastico. Noi tutti nella nostra mente abbiamo sempre pensato che affidando i nostri figli in una struttura pubblica fosse addirittura più sicura delle nostre stesse case. E lei da lì ha cominciato una battaglia, diciamo pure, per la sicurezza nelle scuole, e ne parleremo. Passiamo oltre, vedete delle immagini, voglio ricordare a chi ci ascolta che queste immagini Telemolise e l'allora editore Lerio Pallante, che ai noi non c'è più, le ha regalate, sottolineo regalate, a tutte le emittenti televisive d'Italia. Tutte le prime immagini che avete visto sono quelle di Telemolise, poi con calma e con i tempi dovuti sono arrivati sul posto a San Giuliano, intorno alla scuola, tutte le telecamere del mondo, ma le immagini, la maggioranza delle immagini sono quelle di Telemolise, e in quel periodo, in quei giorni, Telemolise, tutta la redazione ha fatto, io non c'ero, quindi lo dico in modo disinteressato totalmente, ha fatto un lavoro grandioso, davvero grandioso, per informare ovviamente i cittadini della tragedia. Sindaco Montagano, lei è giovane, quindi a quel periodo sostanzialmente era ancora più giovane, frequentava il liceo, mi diceva prima. Che ricordo ha? È un ricordo davvero indelebile, sono quei momenti che nella memoria di ognuno di noi vengono fissati e non sono mai più rimovibili. Io ero a scuola, non proprio vicino a Bonefro, ma la scossa si avvertì davvero molto forte. Uscimmo fuori e io rientrai a casa ed era difficile iniziare ad acquisire consapevolezza di quello che era accaduto. Non ci volevamo credere, è vero. Non ci sembrava vero. Arrivavano delle prime immagini confuse, i segnali del telefono non erano... I telefoni non andavano più, e quindi, le comunicazioni interrotte. Sì, e quando,
E quando iniziamo ad apprendere di quella che era stata la tragedia di San Giuliano, non ci furono parole per descrivere, per dirci quello che stava succedendo. E io credo che da quel momento nulla sarà più come prima a San Giuliano e nei nostri territori che hanno vissuto direttamente questo evento, davvero un trauma enorme. Sindaco Giabarba, il suo personale ricordo? Ma io ero di turno di guardia medica e visitavo un anziano. E lui diceva, ma io ho le vertigini. Dico, guarda, qui non è un problema di vertigini, si sta muovendo tutto il resto. E immediatamente ho pensato a mio figlio che era alle scuole elementari. E dico, qui qualcosa non va. Ma io ero di turno, quindi sono dovuto rientrare a fare il mio dovere per 48 ore senza poter avere un cambio. Giustamente in quei casi arrivavano queste notizie particolari, frammentarie, non ci si voleva credere, si era isolati rispetto al resto del mondo. E questa l'impotenza, l'atto di impotenza in quel momento è stato quello che uno continua a mantenere, continua a vivere, perché anche la sollecitudine e la sollecitazione dei piccoli rumori ancora adesso fa pensare a quella maledetta giornata, a quei maledetti giorni. E, è un dolore, un dramma che portiamo, ognuno porterà per sempre. Noi a Casa Calenda abbiamo vissuto, tra virgolette, per fortuna, una realtà meno invasiva, ma siamo stretti nella solidarietà totale con le popolazioni del cratere, con gli amici che ci legano anche se a distanza di San Giuliano. Dottor De Bari, come geologo, lei come ha vissuto quei momenti? Io l'ho vissuto, ero in regione, stavo discutendo con colleghi regionali e sentimmo questa forte scossa di terremoto. Il tempo tecnico per uscire dalla regione, e il primo pensiero andò a mia figlia che era in una scuola, quindi immediatamente si pensò a questa cosa, andai immediatamente davanti a scuola, i bambini erano già stati portati fuori dalla scuola e una volta messa in sicurezza mia figlia, la prima cosa che feci partì per San Giuliano, perché nel frattempo mi avevano contattato colleghi dell'INGV, mi avevano raccontato dell'importanza di quella scossa che al momento sembrava avesse una magnitudo di 5-6, 5-7, era un po' meno, insomma comunque un terremoto importante. E quindi andai a San Giuliano perché poi il geologo fa questo, nel senso che purtroppo alcune cose si imparano vedendo gli effetti. E quindi il terremoto che uno riesce a studiare, insomma, nelle sue componenti naturali, nel fatto che sia un fenomeno assolutamente inevitabile per l'evoluzione del pianeta Terra, poi alla fine c'è un'interazione col costruito. E il problema del terremoto è ovviamente questo, perché insomma il terremoto fa parte di quel respiro che la Terra in qualche modo esprime nella sua evoluzione. È una calamità naturale. È una calamità, sì. Purtroppo l'interazione con tutto il resto. E poi vedremo quali azioni state mettendo in campo per cercare di, non dico prevenire, ma evitare quantomeno drammi di quel tipo. Dottor Giuliano, Presidente Giuliano, lei che ricordo ha? Beh, io ero nel mio ufficio, mi caddero addosso degli oggetti, dei libri, dello studio dove stavo in quel momento. Perché anche a Campobasso si è sentito ovviamente la cosa. Sì, ero posta. Insieme a un collega e mi caddero addosso queste cose della libreria, però il ricordo è ovviamente un po' analogo anche agli altri amici di Campobasso, la corsa verso le scuole dove stavano e le mie figlie che in quel momento facevano insomma, le scuole medie, le scuole elementari. La difficoltà nel poter chiamare mia moglie col telefonino, si avvertiva anche a Campobasso il problema del collegamento. Il panico quando non riesci immediatamente a ritrovare tua figlia fuori da scuola, quindi la ricerca fra tutti questi bambini che uscivano a dire il vero in modo un po' disarticolato da queste scuole, senza, insomma, ovviamente con tanta paura, quindi era complicato riuscire a trovare i figli, la corsa verso l'altra scuola, insomma questo stato d'animo ovviamente molto molto agitato. Architetto Pochetti? A me sono scattati in contemporanea due pensieri, il primo da genitore
pensando a mio figlio, e però l'altro immediatamente di quello che era accaduto, e in qualche modo ci si è sentiti anche la responsabilità da tecnico, perché è evidente che laddove avvengono condizioni come quella che è successa a San Giuliano e in altri luoghi, dove il patrimonio edilizio, sebbene non avendo responsabilità dirette, però comunque c'è l'intervento di una categoria, comunque di un tecnico, e allora scattano queste forme di responsabilità, di solidarietà, di sconforto, di impotenza, come già è stato detto in un qualche modo, e la rabbia rispetto all'accaduto, e che poi in qualche modo mostra anche la doppia faccia dell'Italia, dell'Italia bella, però poi dell'Italia che si perde e continua a perdersi ancora oggi. Una doppia oggi, faccia che ancora c'è. Che ancora c'è rispetto a quelle che poi sono calamità naturali di fronte alle quali spesso l'uomo può poco, però probabilmente ci sono delle azioni che potrebbero evitare condizioni disastrose come quelle che si sono verificate. E rispetto alla sicurezza nelle scuole, tema che affronteremo ovviamente, l'Ordine degli Architetti sta facendo delle proposte a mio giudizio sensate, le conosco non alla perfezione ma un po' sì, al Comune di Campobasso, ma credo che la materia non riguardi solo il Comune di Campobasso ma un po' tutta la regione e forse gran parte dell'Italia. Fabrizio Occhionero, a te la linea. Sì Giovanni, un ricordo ancora vivo dopo 13 anni, allora chiediamo un racconto di questa esperienza anche ai sindaci che sono qui con me. Iniziamo da Donato D'Ambrosio, lei era iscritto al quinto superiore. Sì, io faccio parte di quella generazione che nel 2002 frequentava il quinto liceo scientifico di Santa Croce di Magliano. Ricordo quel giorno perché noi eravamo in visita nei laboratori del Gran Sasso, quando siamo usciti verso mezzogiorno e 15 dai laboratori, sono squillati i nostri cellulari, ci hanno raccontato quello che era successo e che stava succedendo nel nostro Molise, nel nostro territorio. Ricordo ancora che l'autista aveva due nipotini sotto le macerie della scuola di San Giuliano di Puglia. Siamo rientrati immediatamente, ma non immaginavamo veramente cosa potevamo trovare. Sembrava una scena di un film, quasi increduli, ecco. Ricordo bene il rientro da quel viaggio di istruzione. Caro Di Simone, lei invece si trovava a Termoli il giorno del terremoto? Sì, mi trovavo a Termoli e ebbi contezza di ciò che stava accadendo dalle urla di spavento di alcuni operai che lavoravano dall'alto di un'impalcatura, e subito dopo insomma cercai in qualche modo di prendere contatti in paese, quindi con i familiari, ma le linee purtroppo erano interrotte, quindi questo lasciava comunque intendere che un qualcosa comunque di grave comunque stesse accadendo. Poi nel rientrare comunque ricordo che non mi fecero attraversare San Giuliano di Puglia, ma mi fecero deviare per una stradina secondaria, perché ma ancora non avevo non era a conoscenza insomma di ciò che era avvenuto insomma a San Giuliano di Puglia. Solo successivamente, col rientro in paese, quindi ebbi contezza insomma di ciò che era accaduto. Giovanni. Grazie Fabrizio. Io credo che facciamo una cosa, fermiamoci subito per la pubblicità, perché poi avremo subito dopo la pubblicità una sorpresa che è un po' un inno alla speranza, non solo per i bambini oggi giovani sopravvissuti a quella tragedia, ma per tutte le famiglie che hanno ricevuto un lutto. E ci collegheremo subito con una sopravvissuta, Pia Antignani, oggi trasferita, residente, studentessa a Padova, con la quale parleremo di progetti seri che una ragazza che è stata sotto le macerie, che studia geologia da geologa, sta facendo per evitare quelle tragedie. Allora, pubblicità.
PA Digitale Adriatica. Innovazione, competenza, professionalità. L'informatizzazione al servizio della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche. Zero cartaceo, tutto in digitale. Il futuro è già presente. PA Digitale Adriatica. Contrada Colle delle Api, Campobasso. Telefono 0874 18 35 001. La Cioccolella a Vasto Marina propone una ristorazione d'autore in perfetto equilibrio tra ricerca, tradizione e innovazione. Il servizio impeccabile e la posizione in riva al mare la rendono una location da sogno per matrimoni in spiaggia, cerimonie e grandi eventi. Il valore di un ricordo è pari solo a quello di un'emozione inestimabile. Rendi indelebili i tuoi ricordi. Affidali a dei professionisti. Foto Video Mimmo, da 40 anni, a Boiano. Professionalità, ultime tecnologie e uno staff giovane e dinamico per raccontare le tue emozioni. Stampa foto immediata, ritocchi fotografici e l'inedito Inspiration Point, unico in Molise. Foto Video Mimmo, al centro di Boiano, in via Fiumicello. Autoricambi Viscovo ti invita a cena. Spendi almeno 450 euro in ricambi e accessori fino al 30 novembre e vieni gratis alla cena spettacolo in programma a dicembre nelle sale dell'Hotel Europa. Vale per due persone, anche per scontrini multipli. Regolamento in punto vendita. Autoricambi Viscovo, a Isernia, rampa Santa Maria delle Monache. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, 21esima mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana. Due giorni con menù completo al tartufo bianco a soli 15 euro. Domenica 1 novembre arriva il treno del tartufo bianco. Il 31 ottobre e il 1 novembre, l'evento del gusto in un contesto ambientale incantevole a San Pietro Avellana. Drenante e disintossicante, antiartrosica, antistress. Le proposte salute mirate, realizzate dagli specialisti della Domus Medica e seguite dalla qualificata equipe nell'elegante e moderno centro fisiotermale Balneoli. 7 giorni di trattamenti, relax e benessere. 6 notti con pensione completa presso il Domus Hotel, pluripremiato 4 stelle a Bagnoli del Trigno, nel cuore del Molise. Info www.domusareabagnoli.it. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. E ora prova il nuovo cotto di tacchino Galbani. Seconda parte di Moby Dick, la sorpresa ve l'aveva annunciata ed è qui, è una sorpresa canora. Abbiamo il piacere di ospitare, per il tempo giusto di ricordarci quella tragedia, un cantautore molisano che ha dedicato un suo pezzo, questo pezzo verrà inserito nel prossimo album, poi ci dirà quando sarà in distribuzione, dedicato in particolare a un sopravvissuto che è Pompeo Barbieri, è rimasto sulla sedia a rotelle, purtroppo a vita, anzi speriamo che risolva. Tra l'altro Pompeo salutiamo con affetto, è stato ospite 2 anni fa da noi, nonostante la sua condizione si prodiga per fare del bene agli altri. E quindi Luigi Farinaccio, che è qui con noi stasera, buonasera Luigi, ha dedicato questo suo pezzo ai sopravvissuti in generale, in particolare a Pompeo Barbieri, e comunque io l'ho definito insieme a lui un inno alla speranza. Ascoltiamolo insieme. Tanto un giorno tornerò a correre
Sarò alto e magro e di sicuro farò il calzatore. Sarò alto e magro e di sicuro farò il calzatore. E ogni volta che segnerò un gol, ogni volta che segnerò un gol, agli angeli, agli angeli, penserò. Ecco, Luci, grazie Luigi. Spieghiamo un attimo velocemente, intanto l'ho già detto, nel prossimo album che uscirà di Luigi Farinaccio ci sarà anche questo brano e lui l'ha dedicato in particolare a Pompeo Barbieri. Perché? Pompeo, dillo tu, perché? Questa è una canzone di speranza, ovviamente le canzoni non possono risolvere i problemi, però io sono del parere che una canzone può aiutare a sensibilizzare. E Pompei ce l'ha dimostrato attraverso il coraggio nel voler affrontare la vita sempre con un'energia unica e i sogni non ce li ridà nessuno e quindi bisogna lottare fino alla fine. Peraltro Pompeo ha confidato a lei, ma lo sanno un po' tutti, voleva fare il calciatore da grande e purtroppo questo probabilmente non sarà più possibile. Ma io dico di più, la speranza e la voglia di vivere non ce l'ha solo Pompeo, ce l'hanno tutti i ragazzi, certo, sopravvissuti, davvero tutti, e danno la speranza e fiducia al futuro di quelle terre. Io ti ringrazio Luigi, grazie, sei stato tu, diciamolo, a proporti, perché io non l'avrei mai pensato, però lui ha saputo di questa puntata e si è proposto di offrire questo contributo davvero ben gradito. Grazie, grazie, grazie Luigi. A presto, arrivederti, grazie, auguri per il prossimo album. Chiamiamo in causa subito, intanto faccio la domanda annunziatina, chiamiamo in causa subito una sopravvissuta, Pia Antignani, se ci possiamo collegare subito con lei. Intanto chiedo a Annunziatina Porrazzo, faccio una domanda che mi gira in testa da 13 anni, da quella notte che venni anche io a San Giuliano a vedere sul posto come stanno le cose. Insomma, si poteva evitare questa tragedia, Annunziatina? Assolutamente sì. Non sono la prima, ma in tanti in questi anni hanno detto che non sono le calamità naturali che ammazzano, ma è il costruire in un determinato modo, se non si fa attenzione al territorio. Vediamo sempre che si dà poca attenzione allo studio della terra, se si può costruire oppure no. Si costruisce sempre in posti sbagliati e io sono convinta che a San Giuliano è stato fatto un grossissimo errore. Spero che sia da monito a far sì che si entra in questa cultura della sicurezza. Cultura della sicurezza non solo scolastica ma nell'ambito di tutti i lavori che si intraprendono nella propria vita. Perché è sempre importante tenere alta l'attenzione, prevenire e cercare di impegnarsi a far sì che le cose vengano fatte bene in tutti i lavori che uno potrà fare nel corso della propria vita. Infatti lei poi insieme ad altri avete lanciato una legge iniziativa popolare per la sicurezza nelle scuole. Assolutamente sì, è stata fatta una raccolta firme, purtroppo ne sono venute a mancare alcune, è stata depositata. Non ci fermiamo perché cultura della sicurezza è partita col 31 ottobre e continuiamo. Io personalmente con la mia famiglia abbiamo istituito un premio sulla sicurezza nelle scuole,
siamo alla quinta edizione. Premio Luigi Petacciato, lo ricordo, è alla quinta edizione. Sì, siamo alla quinta già edizione. Già fatta la quinta edizione. Sì, la premiazione c'è stata a Roma lo scorso 22, alla Biblioteca Nazionale. Il tema che noi abbiamo scelto, secondo me, è l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è l'articolo più bello che possa essere stato scritto. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Abbiamo, a proposito di premi, Pia Antignani in collegamento con noi. La ringraziamo davvero tanto. Pia vive con la sua famiglia a Padova, però oggi è stata in trasferta a Roma per consegnare dei premi, il famoso premio AVUS che molti conoscono, Associazione Vittime Studenti Universitari, che è stato istituito dopo l'Aquila, dopo l'altra immane tragedia dell'Aquila. Pia, buonasera. Sì, buonasera Giovanni. Ecco, Pia è una studentessa e ha scelto di studiare geologia. Per quale motivo questa scelta, Pia? Diciamolo pure, lo possiamo dire, di una donna non si dice in genere, però Pia ha compiuto 23 anni due giorni, l'altro ieri mi sembra, o ieri o l'altro ieri, quindi le rinnoviamo gli auguri di buon compleanno. Pia, perché ha scelto questa branca di studio? Beh, come anche oggi ho avuto modo di dire alla premiazione, io ho scelto di studiare geologia innanzitutto per dare un senso al mio essere sopravvissuta. Ecco, la vediamo nel filmato di oggi, appunto, prego. Per studiare in modo più approfondito quello che fu l'evento che mi accadde 13 anni fa. E infatti, riprendendo appunto questo tema dell'importanza di dare rilievo alla prevenzione partendo proprio dai più piccoli, trovo che sia il giusto modo affinché passi il messaggio di comunque di importanza di prevenzione sismica in Italia. Ecco, faccio la stessa domanda a Pia Antignani che ho appena fatto Annunziatina Porrazzo. Si poteva evitare quella tragedia di San Giuliano? Sicuramente, perché infatti il terremoto che ci fu a San Giuliano di Puglia sicuramente non fu la causa che fece crollare la scuola. Il problema è che la scuola era una costruzione malfatta e che magari sarebbe crollata anche senza il terremoto. Diciamo che il terremoto fu la goccia che fece traboccare il vaso e che comunque rappresenta tanti casi come la scuola di San Giuliano tuttora esistono in Italia e quindi è questo il grosso problema da risolvere. Ci dice un po' che avete fatto oggi a Roma con il vostro premio? Premio sì, ovviamente in sintonia e d'intesa con l'ordine, con il Consiglio Nazionale dei Geologi, poi ce ne parlerà il professor De Pari pure. Sì. Prego. Con l'AVUS abbiamo premiato i bambini, i vincitori di questo premio che è iniziato un anno fa, proprio a San Giuliano di Puglia il 31 ottobre. Sono state premiate le scuole primarie e secondarie di primo ordine e gli elaborati più significativi che spiegassero quello che è l'evoluzione della Terra e comunque la possibile convivenza dell'uomo con i rischi naturali. E c'era anche, ho visto nelle immagini, in un altro filmato, vedremo dopo, anche il provveditore attuale che era il preside della scuola e del complesso scolastico di allora, del 2002, no? Esatto. Giuseppe esatto. Colombo. Comunque Colombo. Come scuola secondaria hanno comunque sono stati premiati per l'elaborato multimediale. Premio AVUS per San Giuliano di Puglia, appunto. Come si può convivere con i terremoti? Pia, lei sta studiando, ormai tra un po' si laurea in geologia. Non si possono evitare, evidentemente, non si possono prevenire probabilmente i terremoti. Come ci si può convivere, secondo lei? Purtroppo la giusta convivenza, al di là di quello che è l'evento del terremoto, che è un fenomeno naturale della Terra, se non ci fossero i terremoti non ci sarebbe neanche la Terra così come la conosciamo. Quindi non bisogna assolutamente guardarli con un occhio di timore e di paura. E il problema di base è appunto che è legato a un fattore che gestisce l'uomo. Se l'uomo gestisce il territorio in cattivo modo, è normale che poi quando ci sono dei terremoti
ci ritroviamo ad assistere a delle scene come quelle che abbiamo avuto modo di vedere a San Giuliano e anche all'Aquila. Quindi bisogna che il rischio sismico venga valutato nel giusto modo, perché comunque c'è una fase di valutazione, di prevenzione e di gestione di post terremoto. Ovviamente prestando maggiore attenzione alla valutazione e alla prevenzione, diciamo la terza viene meno, non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto di vite risparmiate. Sì. Ad avere scuole crollate, ospedali crollati, per comprendere che bisogna realizzare delle costruzioni sicure. Ma qual è stata la molla che è scattata in lei per scegliere proprio questo tipo di formazione, insomma? È collegata alla vicenda del terremoto di San Giuliano, no, la sua scelta? E alla sua esperienza personale, ovviamente. Esattamente, io ho comunque sempre mostrato un interesse per quelle che sono le scienze della Terra. Ovviamente la mia esperienza ha fatto sì che questo interesse si amplificasse e che mi portasse poi a perseguire questa scelta di studi. Come dico sempre, io purtroppo singolarmente sono una testimonianza, però purtroppo sono una persona singola. Il mio contributo deve essere qualcosa di unito a un lavoro fatto in simbiosi da parte di tutti, delle istituzioni politiche, della popolazione, che devono insomma collaborare affinché in Italia si risolvi questo grosso problema della prevenzione sismica. Soprattutto una sveglia per le istituzioni, tutte, dico io, regionali, locali e anche nazionali, no? Rispetto al tema. Il messaggio anche di questo progetto AVUS è stato proprio quello di partire dai bambini per sensibilizzare tutta la popolazione, perché poi la scuola diventa proprio un mezzo di diffusione a 360 gradi, coinvolgendo i bambini e tutto l'apparato scolastico. In questo modo si coinvolge anche tutta la popolazione e così magari si può arrivare anche a sensibilizzare quelle che sono le istituzioni politiche, che poi diciamo sono le principali rappresentanze che vanno a gestire il nostro territorio, insieme alle figure professionali, ovviamente. Pia, per concludere questa bella telefonata con lei, le chiedo, la lunga notte, quella tragica notte nei suoi ricordi è finita o meno? E che ricordi ha nella sua testa dopo 13 anni? Dopo 13 anni sicuramente conosco il fenomeno sotto un altro punto di vista, di quello che è quello che avevo quando appunto ero bambina e fu vittima del terremoto, e dimenticare è impossibile, è una cicatrice che chi vive la stessa esperienza che ho vissuto io, un'esperienza simile, sa che è una cicatrice che ci porteremo sempre dietro, quindi è inevitabile non pensarci più. Però la vita continua, no? Abbiamo prima sentito l'inno della speranza che un cantautore ha dedicato a voi. La vita continuerà, Pia, vero? Certo, e questo deve continuare nel migliore dei modi, comunque nel buon auspicio che nessun altro debba rivivere i brutti momenti che ho vissuto io e che hanno vissuto chi è come me è rimasto vittima di questi tristi eventi. Io la ringrazio, Pia, le rinnovo l'invito a essere nei nostri studi la prossima volta quando capita qui nel Molise a San Giuliano. La ringrazio del suo contributo. Buonasera e tanti auguri. Grazie. Buonasera. Continuiamo allora con la trasmissione e con la domanda, e la faccio ai tecnici. Dottor De Bari, si poteva evitare quella tragedia? Sì, si può evitare, si poteva evitare, si potrà evitare. Il tutto ovviamente dipende molto dalle scelte che decideremo di fare. L'Italia è un paese strano da questo punto di vista. È un paese che arriva sempre un attimo in ritardo. San Giuliano non era classificato zona sismica all'epoca, ricordiamolo. Sì. Ricordiamo questo, che è una delle grandi contraddizioni di questa storia, ma insomma è un paese che non ha imparato nulla dalle tragedie. Sì. O quantomeno ha imparato, ma con molto ritardo. La storia recente, la storia moderna dei terremoti in Italia, voglio dire, parte dall'Irpinia, che insomma fu una tragedia immane per numero di vittime, per distruzione,
i segni di quella tragedia sono ancora visibili circolando nell'Irpinia e quindi verificando che effettivamente non tutto è come prima, per ovvie ragioni. Però voglio dire, quella tragedia stimolò in maniera tardiva, come insomma succede spesso, un input normativo, quindi un'accelerazione del processo normativo che nell'88, quindi stiamo parlando di 8 anni dopo la tragedia dell'Irpinia, produsse un decreto ministeriale col quale tutto sommato si è iniziato a parlare di protezione sismica per quanto riguarda le strutture. E poi a seguire l'Umbria Marche ha sollecitato altri input normativi, San Giuliano di Puglia lo stesso con l'ordinanza 3274 che fu promulgata dal Presidente del Consiglio dei Ministri a marzo dell'anno successivo, e poi a seguire le norme tecniche per le costruzioni 2005, 2008 che poi entrarono e diventarono cogenti con il terremoto dell'Aquila del 2009, e poi l'Emilia-Romagna con l'ultima revisione normativa. Cioè, se guardiamo alla storia delle norme, prima della promulgazione di una legge oppure di un decreto c'è sempre stata una grossa tragedia in Italia, il che significa che siamo sempre in ritardo rispetto alla norma. Ma il dramma grosso oggi è che nonostante le norme siano diciamo orientate alla sicurezza, e la sicurezza è un fatto assoluto, non è un fatto relativo, cioè la sicurezza significa rischio minimo fondamentalmente, il dramma è che noi viviamo in un paese che sconta anni di cattivo utilizzo del territorio, di edilizia senza criteri del buon costruire, fondamentalmente un paese che oggi ha un esposto dal punto di vista sismico inaccettabile per un paese che è altamente sismico. Ingegnere Iuliano, il tema della sicurezza si collega direttamente al tema degli appalti pubblici, cioè al tipo di gara, il massimo ribasso, l'avete detto più volte, non sempre porta bene. È una procedura che noi combattiamo perché crediamo che porti in primo luogo a un decadimento del valore stesso dell'opera che si va a realizzare. Però se mi consente io volevo tornare un attimino al principio della sicurezza, se si poteva evitare quell'evento. Il dottor De Pari ha ben rappresentato quella che è stata l'evoluzione della normativa in materia, ma io dico sono passati 13 anni dall'evento e ancora parliamo di ricostruzione. Cioè, mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Ne parliamo dopo di ricostruzioni, infatti, sarà un tema specifico. Ma di che cosa parliamo, voglio dire? Io non voglio parlare come rappresentante del mondo delle imprese di costruzioni che lamenta sempre quelli che sono i ritardi della pubblica amministrazione, ma come cittadino vicino anche a questi nostri amici, insomma. Come è immaginabile pensare di poter prevenire un evento quando per la ricostruzione occorrono 13 anni? Credo che ci sia... senza fare un addebito in modo particolare a un'istituzione oppure all'altra, ma la burocrazia porta alla circostanza che si pensa in primo luogo di tutelare quelle che sono le procedure interne e non il dato effettivo che è quello di procedere con immediatezza a risolvere i problemi della gente. E non voglio poi parlare di quelle che sono le cosiddette scuole sicure, no? Quei finanziamenti che sono stati concessi, cosa aspettiamo a mandarli in gara affinché queste scuole diventino effettivamente sicure? Se no diventano solamente dei proclami, null'altro. A proposito di scuole sicure, l'Ordine degli Architetti ha fatto delle proposte, architetto Puchetti, in particolare l'amministrazione comunale di Campobasso. Sì, noi partiamo dal raggiungimento di un obiettivo, e che è quello, anche racchiudendo un po' quello che è stato detto, dell'ottimizzazione della spesa pubblica. Cioè riteniamo che oggi non si è più nella condizione di poter sperperare denaro pubblico, e sperperarlo significa non tener conto di tutto quello che è stato detto, non tener conto dell'ambiente, non tener conto di quelle che sono le conseguenze che il mancato rispetto e quindi questo sperpero di denaro poi può comportare. In merito all'argomento particolare delle scuole, avendo recuperato il gap, già come illustrava puntualmente il geologo, rispetto alla normativa, grazie tra virgolette agli eventi che si sono verificati e lamentando comunque la lungaggine dei tempi burocratici che l'ingegnere Iuliano sottolineava anche in merito alla ricostruzione, noi andiamo un po' oltre. Perché oggi abbiamo le norme che consentono di costruire in sicurezza dal punto di vista sismico.
il concetto della sicurezza a cui faceva riferimento anche la signora Porrazzo è molto più ampio, che non riguarda solo l'aspetto sismico, perché quello dovrebbe essere un dato scontato, un dato assodato nel momento in cui si parla del costruito, si parla di edifici. Noi andavamo un po' oltre rispetto al concetto appunto di ottimizzazione della scuola, della spesa pubblica, che abbiamo preso ad esempio le scuole, che è uno degli elementi anche sui quali la nostra regione sta investendo tanto, per ottenere risultati che siano risultati di sicurezza, risultati di qualità, risultati che portino poi anche a quel salto in avanti che l'Italia deve fare, anziché aspettare che succeda qualcosa per poi poterlo correre ottenere. Correre ai ripari. Fabrizio, arrivo subito da te, però prima voglio introdurre questo altro tema che in qualche modo io lo vedo come penalizzante per questa regione, ma in particolare per San Giuliano di Puglia. Lo Stato ha istituito recentemente la giornata della memoria e l'ha istituita per il giorno 22 novembre, che è la ricorrenza della morte di un ragazzo di 16 anni in una scuola di Torino, mi sembra, è caduto un solaio, questo ragazzo è morto, quindi la giornata della memoria, giustissima, per carità. Nunziatina, ma a San Giuliano 27 bambini e una maestra, 27 bambini quantomeno, sono morti insieme, poi l'Aquila, tutta la devastazione dell'Aquila, del terremoto del 6 aprile. Perché San Giuliano non ha avuto il riconoscimento statale della giornata della memoria? Guardi, me lo sono chiesto anch'io. Io penso che una tragedia così grande, della perdita di 27 bambini e un insegnante in una scuola, e ci tengo a precisare una cosa, non soltanto una scuola, scuola pubblica, ma scuola dell'obbligo. E questo è importante, cioè i cittadini sono obbligati a mandare i figli a scuola, scuola dell'obbligo, per cui la sicurezza dovrebbe essere massima. Assolutamente sì. È uno Stato che io non capisco, perché è uno Stato che da un lato ci detta delle regole, ci obbliga a delle regole, e poi quando c'è bisogno di farsi sentire vicino non esiste. Le tragedie sono tutte tragedie, le morti sono tutte morti, però io penso che ci doveva essere una sensibilità diversa, anche perché questa giornata della sicurezza istituita è un fatto importante, è un traguardo. Sicurezza della memoria, sì. Sì, è stata pubblicata il 3 ottobre, sì. Cioè a ottobre ricorre una tragedia così grande. È giusto averla una giornata di sicurezza, però penso che forse doveva esserci una sensibilità maggiore, forse di chi ci governa a livello nazionale, non lo so. Forse mi daranno una risposta, faccio affatto. O responsabilità anche istituzionali, anche locali, regionali e locali. Assolutamente. Comitato vittime, per esempio, mi chiedo perché non ha, come dire, proposto San Giuliano, se fosse stato ovviamente coinvolto nella scelta. Ma comunque il fatto mi sembra da approfondire con i sindaci che stanno qui a Campobasso. Ma intanto partiamo da te, da Termoli. A te. Sì, Giovanni, proprio per quanto riguarda la sicurezza delle scuole, vorrei partire da un dato per il sindaco di Colletorto, quindi riconoscimento della giornata della memoria, ma a Colletorto c'è ancora una scuola inagibile e si fa lezione nei prefabbricati. Sì, a Colletorto da anni si trascina l'annosa questione della ricostruzione, della costruzione del nuovo plesso scolastico, e la costruzione appunto di questo nuovo plesso scolastico ha subito notevoli ritardi, specie negli ultimi 2 anni, a causa di alcuni ricorsi che hanno interessato le procedure di gara sia per i lavori che per l'affido di per i tecnici. Tuttavia oggi abbiamo, grazie anche alla pronuncia favorevole per il Comune di Colletorto da parte del TAR, quindi abbiamo risolto queste questioni e quindi a breve inizieranno i lavori. Tuttavia però è importante oggi, per rimanere in tema di sicurezza, fare in modo che anche le strutture provvisorie, le strutture di legno che
sono appunto delle strutture temporanee create e nate all'indomani dell'emergenza, oggi dovrebbero avere un minimo di manutenzione, quindi va assicurata la manutenzione a queste strutture per dare sicurezza e quindi dare l'idoneità necessaria ai locali, quindi perché lì vanno ogni mattina dei bambini, quindi a rischio, anche se sono delle strutture, ripeto, di legno, quindi in qualche modo sicure, però comunque vanno rese idonee e quindi fruibili al massimo. Sindaco D'Ambrosio, una situazione provvisoria che si trascina anche a Santa Croce di Magliano, stessa situazione di Colletorto, una scuola vera, diciamo così, ancora inagibile, e poi c'è una scuola provvisoria che va tenuta in manutenzione, sono ormai 13 anni, sono passati 13 anni. Il paradosso santacrocese è tutto molisano, il comune dell'area del cratere più grande, con la popolazione studentesca più grande, ha una scuola provvisoria. Nel 2009 e nel 2010 ci fu un definanziamento dei fondi destinati alla costruzione della nuova scuola. All'epoca dei fatti, nella ricostruzione del terremoto, parliamo della fase emergenziale, furono utilizzati 4 milioni e 300 mila euro per costruire un campus in legno provvisorio, e mi ricollego al collega di Colletorto, le strutture provvisorie oggi necessitano, dopo 13 anni, di un'accurata manutenzione. È da un anno che faccio richiesta di circa 150 mila euro per la manutenzione ordinaria del plesso provvisorio, però non ancora otteniamo una risposta, fermo restando però stiamo lavorando con la Regione per recuperare i famosi soldi per costruire la scuola definitiva a Santa Croce di Magliano. Giovanni. Bene, grazie Fabrizio. Allora, vediamo a Bonifri invece, sindaco Montagano, com'è la situazione scuole? La situazione delle scuole è positiva per quanto riguarda le strutture principali, perché sia la scuola dell'infanzia, così come la scuola materna e le medie, hanno adesso una sede rinnovata e possono usufruire di questi edifici realizzati a norma. Vi è però un completamento che non arriva ancora al suo termine, perché i soldi stanziati dal governo non ancora vengono trasferiti al comune. Dunque, chiaramente l'impresa non si può trasformare nel soggetto che finanzia un'opera. Il finanziatore dell'opera, certo. E adesso stiamo sollecitando il Ministero e comunque gli uffici che si occupano di questi finanziamenti per fare in modo di accelerare i procedimenti e dunque di completare queste opere, perché c'è la palestra, ad esempio, che deve essere completata. Ci sono alunni che non hanno mai svolto educazione fisica all'interno di una struttura a Bonefro, all'interno di una palestra. Per noi è fondamentale completare anche questi altri elementi. Michele Giambarba, a Casa Calenda, situazione scuola. Casa Calenda ha una popolazione scolastica anch'essa rilevante, no? E noi abbiamo avviato l'attivazione del terzo lotto di un istituto in maniera tale, tramite la provincia, con l'agevolazione appunto dell'attenzione, ed era un progetto partito dal 2002 anche questo, e per costruire appunto il terzo lotto. Successivamente è stato costruito nei licei una nuova struttura adeguata. La difficoltà è quella ancora del mantenimento delle strutture primarie legate al dono di canale 5 e di quant'altri per quanto riguarda le strutture. Alla bontà degli altri. Esatto, diciamo. Anche qui il problema è quello della manutenzione, ma anche, secondo me, di cambiare una cultura, che è quella di volere, poi noi che siamo i sindaci, che siamo quelli che poi avremo in mano il cerino alla fine, gradiremmo non solo la cultura e non solo le belle parole, ma gradiremmo avere anche contributi tali da poter rendere quindi sicuro. Risorse finanziarie. Esatto, rendere per fare sicuro la sicurezza ci vogliono le risorse finanziarie. Il futuro dei nostri ragazzi. Non c'è dubbio. Abbiamo molte persone
stanno telefonando molti nostri telespettatori per intervenire. Qualche telefonata la prenderemo, però capite, siamo stretti e sono ancora tanti i temi che dobbiamo affrontare in queste due ore di diretta. Vediamo intanto chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Pronto, buonasera, signora? Buonasera, io chiamo da Isernia. Ci dica. Ascolti, sto sentendo con molto interesse e con molta emozione la vostra trasmissione e non posso evitare di pensare a quello che è accaduto in quella terribile giornata, vabbè. Lasciamo perdere. Sto sentendo parlare di finanziamenti, soldi che non ci sono, sto sentendo parlare di tante cose che mi stanno irritando in una maniera impressionante per un semplice motivo. Noi qui a Isernia stiamo portando avanti una battaglia contro una strada che deve essere costruita e che è di una illogicità unica. Sono stati stanziati per il lotto zero la bellezza di 3 milioni e 800 mila euro per il famoso la lotto zero, sì. Di una strada che non sta né in cielo né in terra e non si farà mai questi documenti alla mano che al momento opportuno tireremo fuori. Allora io mi chiedo perché questi soldi per queste cose escono e per una cosa così importante che per giunta è per l'obbligo, per la scuola dell'obbligo, non viene fatto nulla. E mi rivolgo anche ai genitori, se vedete che la scuola è fatiscente, visto che mi obbliga a portare i miei figli a scuola, non ce li portate, voglio vedere che cosa succede. È un'indecenza questo paese. Ai signori sindaci che sono seduti lì, controllate queste situazioni. Io non so bene ovviamente come funzionino i finanziamenti. Sono gli ultimi della catena i sindaci, signora, però, sono gli ultimi, non sono loro a ripartire le risorse. Potrebbero controllare soltanto perché. Sì. Va bene, grazie signora. Prego, grazie del suo intervento vispo, ma dico interessante. Io chiedo alla regia se possiamo introdurre questo altro argomento, è un argomento attualissimo, il tema dei risarcimenti alle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, della scuola e anche ai sopravvissuti. Vediamo cosa dice Luigi Barbieri in proposito nell'intervista rilasciata a Fabrizio Chionero. Siamo con il sindaco di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri. Questione risarcimenti. Dal Tribunale Civile di Campobasso sono arrivate le prime sentenze che riguardano 18 famiglie. Ci sono problemi però per il pagamento di queste somme. Qual è la situazione e cosa intende fare il Comune per reperire questi fondi? La somma complessiva della condanna tra le sentenze emesse e quelle che saranno emanate nelle prossime settimane di circa 35 milioni di euro. La condanna avviene in solido al Comune di San Giuliano ai 5 condannati in sede penale, che però già come avvenuto in precedenza non hanno provveduto al pagamento e quindi il tutto ricade sul Comune di San Giuliano. Capirete bene che un comune di 1000 abitanti, il cui bilancio comunale è di circa 400 mila euro all'anno, non riuscirà mai a garantire questa cifra. E mai riuscirà a garantirla attraverso la vendita dei beni patrimoniali. Lei ha parlato di un paradosso. L'unica soluzione per evitare questo paradosso, che ho definito paradosso perché anche l'eventuale dissesto, gli altri procedimenti, significherebbe aver condannato la comunità di San Giuliano e quindi i cittadini di San Giuliano, gli stessi cittadini che hanno diritto al risarcimento, ad autorisarcirsi. Anzi, dico di più, sembrerebbe che i responsabili di tutto quello che è accaduto sono gli stessi cittadini di San Giuliano e questo è un paradosso. Quindi l'unica opportunità o possibilità per risolvere il problema è un intervento straordinario dello Stato attraverso la concessione di un contributo straordinario. Lo Stato è già intervenuto in altre realtà italiane. Un ultimo esempio è la tragedia di Viareggio, dove un treno ha causato dei morti e lo Stato ha garantito un risarcimento ai familiari delle vittime attraverso lo stanziamento. E qui parliamo di una scuola pubblica, dove noi eravamo obbligati a mandare i nostri bambini appunto alle scuole dell'obbligo. Sindaco ha quindi voluto lanciare un nuovo appello a tutte le istituzioni.
Noi a livello centrale abbiamo già inoltrato una formale richiesta di concessione del contributo e ci aspettiamo appunto che venga presa non solo in considerazione ma venga attuata già anche dalla legge di stabilità che andrà in Parlamento nei prossimi giorni. Naturalmente la nota l'abbiamo trasmessa alla delegazione parlamentare molisana, all'europarlamentare Patriciello, perché ognuno di loro deve poter fare qualcosa per aiutare il nostro comune. Ecco, è un tema serio, un tema attuale, giustamente, per dirla in una frase dialettale, la comunità non può essere cornuta e mazziata, cioè pagare stesso il comune il risarcimento alle vittime e ai sopravvissuti, 35 milioni non sono noccioline, insomma, e un comune come San Giuliano non potrebbe mai pagarle. Nunziatina Porrazzo, qual è la sua idea su questo? Allora, mi devi permettere di fare una sintesi, cercherò di essere più breve possibile. Prego. Vorrei spiegare alcuni punti e dare qualche chiarimento. Innanzitutto si parla di San Giuliano. San Giuliano, la ricostruzione è costata 240 milioni di euro. A volte si pensa che tutto quello che è arrivato sia arrivato a noi. Non è così, non è così. Perché ci sono dei malumori che poi alla fine si sentono in paese o si sentono anche altrove quando si dice sei di San Giuliano. Il risarcimento è stato stabilito da una sentenza. Innanzitutto la Corte d'Appello ha ribaltato la prima sentenza e ha stabilito una provvisionale esecutiva nel 2009. Ad oggi noi siamo ancora in attesa della provvisionale, di parte. Noi ci è stato dato un anticipo. Ma la Regione all'epoca ha dato un anticipo, mi pare. Assolutamente la Giunta regionale. Io vorrei spiegare brevemente un paio di passaggi. Ci interessa capire, facciamolo capire a tutti. Vorrei spiegare un paio di passaggi. All'epoca del primo grado venne Di Pietro, venne Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro, in qualità di avvocato, me di lo ricordo. Avvocato, sì. Assolutamente sì. E allora già era stato lungimirante e aveva cercato di inserire il Ministero della Pubblica Istruzione e dei Lavori. È stato tacciato di inserire matto. Inserire nel processo. Nel processo, quindi sì, chiamarlo in causa. Sì. Diciamo chiamarlo così. In causa. Sì. È stato tacciato di matto e gli è stato dato, tutti gli hanno dato addosso. Oggi vogliamo tutti inserire i ministeri perché capiamo benissimo che una piccola comunità come quella di San Giuliano non può risarcire delle cifre così grandi. Il comune non è nient'altro che l'appendice dello Stato. C'è stato un altro matto, che era mio marito, che diceva questa è una strage di Stato. Ci sono tante piccole cose. Il sindaco parlava anche di Viareggio. Io ricordo quando il nostro senatore Astore di San Giuliano si alzò in aula e disse io voterò a favore perché lo Stato deve essere vicino alle persone che subiscono una tragedia, colpite. Però voglio ricordare a tutti da dove vengo. Lo Stato non può essere presente in una tragedia sì e in un'altra no. Con il senatore Astore più volte ci siamo seduti e abbiamo parlato di questo, parlato del futuro di San Giuliano. C'era la necessità di farla una legge che potesse arrivare a noi e dare questo risarcimento che è un atto dovuto. Noi, i nostri figli, li abbiamo portati in una scuola pubblica dell'obbligo, ci tengo ancora a precisare. Noi siamo stati obbligati a portarli da questo Stato che oggi è latitante e che in questa tragedia così grande sono state ricostruite tante cose giuste, il cratere è stato allargato. Tante sono le cose che sono andate e non sono andate, però penso che alla fine, per mettere un punto e una fine, vada anche riconosciuto il sangue e il danno che hanno riportato tutte le persone superstiti di quella scuola. Per capire ancora meglio, signora Porrazzo, cosa avete percepito? Ovviamente lei mi diceva prima della puntata, nessun indennizzo può risarcire la perdita di un figlio e ci mancherebbe. Assolutamente. Ma fino ad oggi, sì. Cosa avete percepito? Allora, la Corte d'Appello di Campobasso stabilì una provvisionale pari a 150.000 euro a persona costituita, cioè a familiare costituito. E di questa provvisionale cosa avete ricevuto? Di questa provvisionale abbiamo ricevuto un anticipo
Pari a 8 milioni di euro è stato dato al Comune di San Giuliano quando l'allora presidente Iorio si fece carico di questa situazione, addirittura inserì una norma quando istituì la legge di protezione civile, e dove si riconosceva questa somma di 12 milioni e 500 mila euro di provvisionali da dare alle vittime, ai familiari delle vittime. L'allora presidente diede questi 8 milioni di euro. Poi ci fu uno stallo fino ad oggi di queste 150.000 euro, noi percepimmo allora 98.000 euro. Il mese scorso, i sopravvissuti pure hanno avuto dei riconoscimenti, mi sembra. No, allora, alcuni sopravvissuti. Alcuni, perché praticamente, le cause ognuno vale per sé, ovviamente. No, assolutamente, perché quando si chiuse l'incidente probatorio furono acquisite, diciamo, le prove, quindi il giudice del penale stabilì che avevano diritto ad una somma risarcitoria coloro che avevano riportato ferite e danni per un 40 giorni di malattia. Sì. Quindi il civile andrà a stabilire veramente il danno che è stato subito da tanti altri, perché è stato chiuso presto e quindi c'erano ancora tanti ragazzi che venivano seguiti nelle strutture ospedaliere e quant'altro. Stavo dicendo, il mese scorso sono arrivati questi 27 milioni di euro dallo Stato centrale. È stato trasferito al Comune 1 milione di euro. Diciamo che la somma totale era 12 milioni e mezzo di euro. 8 milioni di euro sono stati dati in anticipo, ne restavano soltanto 4 milioni e mezzo di euro. Ci è stato dato 1 milione di euro. Perché io voglio spiegare, restanti 26 milioni, sì, poi la spiega, diciamolo a chi si ascolta, sono andati al pagamento delle imprese per i lavori di ricostruzione precedentemente già fatti. Quello è anche un altro tema che affronteremo dopo. Assolutamente sì, ma io a questo punto mi chiedo, non so darmi una risposta, perché comunque quando è stata stabilita questa cifra, istituita in questa famosa legge, noi non facciamo parte di uno stato di avanzamento. Cioè questa somma certo, è sicura, si sapeva dall'inizio. Come è stata chiesta? È stata chiesta nell'ambaradan generale? Io penso che ci sia stato un errore. E comunque spero che ci sia qualcuno che mi sa dare una risposta, perché io sono convinta che se è stata stabilita la somma di 12 milioni e mezzo di euro, noi non facciamo parte come IPEU, certo, di stati per gli stati di avanzamento. E poi è una sentenza riconosciuta, quindi è una sentenza inappellabile. Sì. E ci sono altre cause in corso, però, mi sembra. Allora, assolutamente sì. Fabrizio prima diceva, giustamente, anche il sindaco, alcune sono le sentenze che sono già state che sì, sono uscite in questi giorni. Sì. La nostra stessa uscirà, e poi ci sono tutte le procedure dei ragazzi superstiti che si stanno avviando. È una stima, non sarà, non lo so se sarà effettivamente quella. Certo è che stiamo ancora aspettando la provvisionale. Io penso che quella chiacchierata che facevamo nel salotto del professor Astore debba essere ripresa. Bisogna che lo Stato sia vicino in questa situazione e che faccia effettivamente una legge che venga a mettere un punto e una fine a questa situazione. Noi a volte ci sentiamo non tanto abbandonati, ma ci sentiamo male, perché sembra che uno Stato c'è quando vuole esserci e non c'è quando non vuole esserci. La 626 è stata una completezza, però nella medaglia d'oro dei nostri bambini si parla di adempimento del proprio dovere di scolaro, ed è un forte neo legiferativo che c'è in Italia, perché non si può dire tu vieni in una scuola dell'obbligo e io Stato non legifero per garantire la tua sicurezza e per garantire il tuo stato di studente. Devo dire, per chiudere, abbiamo la pubblicità, Luigi Barbieri, sindaco di San Giuliano, sempre molto attento e molto come dire, dinamico, ha parlato dell'intervento dello Stato, giustamente, però l'ha fatto Nunziatina, lui non lo ha fatto, non ha chiamato in causa la Regione minimamente. Io ricordo a memoria che nella precedente amministrazione regionale il tutto finiva nella Regione o contro la Regione. Oggi mi sembra che si parla dell'intervento dello Stato, si chiede, certo, ma della Regione non si è detto niente. Nunziatina ha spiegato invece le motivazioni dei 27 milioni. Vorrei spiegare un'ultima cosa. Deve concludere però. Sì, le anticipazioni delle provvisionali è un'anticipazione. La Regione ha dato
Questa somma un prestito. E il comune ha sottoscritto un mutuo per... Deve tornare indietro, deve ha fatto un piano di rientro. E sarebbe un modo anche questo, voglio dire, in mancanza di altro. Pubblicità, poi andremo con l'ultima parte e partiremo da Termoli. PA Digitale Adriatica. Innovazione, competenza, professionalità. L'informatizzazione al servizio della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche. Zero cartaceo, tutto in digitale. Il futuro è già presente. PA Digitale Adriatica. Contrada Colle delle Api, Campobasso. Telefono 0874 18 35 001. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, 21esima mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana. Due giorni con menù completo al tartufo bianco a soli 15 euro. Domenica 1 novembre arriva il treno del tartufo bianco. Il 31 ottobre e il 1 novembre, l'evento del gusto in un contesto ambientale incantevole a San Pietro Avellana. Autoricambi Viscovo ti invita a cena. Spendi almeno 450 euro in ricambi e accessori fino al 30 novembre e vieni gratis alla cena spettacolo in programma a dicembre nelle sale dell'Hotel Europa. Vale per due persone, anche per scontrini multipli. Regolamento in punto vendita. Autoricambi Viscovo a Isernia, rampa Santa Maria delle Monache. In Corso Nazionale a Termoli, Gioiellerie Martino, gioielli e orologi esclusivi. Il valore di un ricordo è pari solo a quello di un'emozione inestimabile. Rendi indelebili i tuoi ricordi. Affidali a dei professionisti. Foto Video Mimmo, da 40 anni, a Boiano. Professionalità, ultime tecnologie e uno staff giovane e dinamico per raccontare le tue emozioni. Stampa foto immediata, ritocchi fotografici e l'inedito Inspiration Point, unico in Molise. Foto Video Mimmo, al centro di Boiano, in via Fiumicello. Ultima parte di Moby Dick, dobbiamo correre. Intanto una precisazione, ci chiede una signora che ha telefonato qui nei nostri studi. Il 22 novembre è dedicato a tutte le vittime delle scuole, ai ragazzi, ai bambini, agli studenti. È vero questa signora, è vero che è dedicata anche alle vittime di San Giuliano e alle vittime dell'Aquila, però è il 22 novembre ed è il giorno in cui è deceduto, purtroppo, ai noi. E ci dispiace con tutto il cuore, quello studente di 16 anni di Torino. Perché non il 31 ottobre, mi chiedo io, era questo il senso, non altro. Poi che ben venga la giornata della sicurezza e della memoria, però a San Giuliano ci sono stati 27 bambini deceduti sotto le macerie. Adesso andiamo all'ultimo tema, altri non credo che riusciremo a affrontarli, è quello della ricostruzione, lo stato di avanzamento della ricostruzione. E lo introduciamo questo tema con l'ultimo servizio di Fabrizio Occhionero ancora. Percorso lungo e tortuoso che dopo 13 anni di attesa e di ritardi non è ancora giunto a destinazione. In tanti sono rientrati nelle case ristrutturate o ricostruite, ma nei paesi più colpiti dal terremoto sono diverse le famiglie che abitano ancora nei villaggi di legno in autonoma sistemazione e chi vive in affitto deve sostenere anche questa spesa da quando non esiste più il contributo regionale. Ai disagi ordinari si aggiungono così quelli del tempo e di una vita adattata in ambienti angusti e provvisori. Ci sono lavori da iniziare, altri da completare, servono fondi, procedure più veloci e soluzioni opportune per dare una risposta a chi ha perso una casa e non vuole abbandonarsi alla rassegnazione.
Negli anni il villaggio provvisorio di Bonefro, costruito nella zona industriale, così come le scuole, è diventato uno dei simboli dei ritardi del post-terremoto. Oggi sono 7 i nuclei familiari che vivono nelle casette e, forti dell'esperienza del passato, si preparano ad affrontare un altro gelido inverno in attesa di poter rientrare nelle case lasciate nel lontano 2002. Si vive malissimo. Anche se magari noi possiamo fare un quadro di com'è la situazione, bisogna viverci per poter vedere veramente come si sta. Ci siamo sentiti abbandonati, presi in giro e via di seguito. E da tanti tanti fattori che sono successi. I lavori a che punto sono? 3 mesi fa mi era stato ero stato rassicurata che per la fine di ottobre sarei rientrata a casa. Come ben potete vedere sono ancora qui e non credo che si rientri per il 30 di ottobre, è impossibile, per novembre, dicembre, non lo so. Speriamo che la cosa almeno per la primavera, anche perché qui dentro si sta male. Si sta male perché? Perché i pannelli si staccano, il compensato, il polistirolo nei pannelli, quindi si è assottigliato, per cui insomma è la situazione che mai potevo immaginare, che a quasi 70 anni sono nato in una casa più che decente e con un niente devo morire in un prefabbricato. I disagi di una sistemazione provvisoria continuano anche per altre famiglie. E come si può vivere? Si può vivere qua, che quando fa caldo che è da morire deve uscire fuori. E quando fa freddo e dite un freddo tremendo. Questa che è qua, la situazione che è questa. Come avete passato questi anni? L'ha passato un po' triste, ma triste, triste, triste. Poi con le mancanze anche delle bambine che se ne sono andate a Bonefro delle scuole, noi siamo rimaste 2 o 3 famiglie qua. Ma nel vostro caso i lavori sono partiti? Sono partiti il 26 di agosto, finalmente è arrivata questa giornata di partire, anche con la nuova amministrazione che è venuta fuori a Bonefro. Il consigliere Cioc non ci deve abbandonare, prima di tutto che a me fa a casa se deve finire. Non possiamo stare anni e anni qua, perché quando restano 1, 2, 3 famiglie, qua è una tristezza. La prima cosa. E secondariamente ci aveva promesso anche che sono 5 anni della luce da pagare e non ci ha dato nemmeno un soldo. Questo vogliamo. Ma deve decidere lui cosa vuole fare. Intanto il numero delle persone fuori casa a Bonefro, come in altri comuni, si è ridotto anche perché in tanti, soprattutto anziani, dopo 13 anni non ci sono più. Disgraziatamente sono defunto qua, sono morto qua. I funerali li abbiamo fatti al circolo di San Giuseppe addirittura. Quindi speriamo che le cose non vanno per le lunghe. Speriamo che in un paio di anni ci sbrighiamo anche noi. Poi bisogna che l'impresa si prenda un po' di impegno e i fondi si sono pronti. Più di questo che vi posso dire. Più di questo nessuno può dire, anche perché a proposito di Salvatore Ciocca, delegato alla ricostruzione, una figura che non esiste da un punto di vista istituzionale, abbiamo cercato invano, i miei colleghi Torino Danese e lo stesso Fabrizio Chionero hanno cercato invano di avere dati su quante persone sono ancora accampate dopo 13 anni nei villaggi provvisori. Sono scesi di numero sicuramente, ma non sappiamo quanti sono oggi. Ma qualora fosse anche una sola persona che dopo 13 anni vive in quelle condizioni, è davvero abominevole, scusatevi il termine. Non è possibile dopo 13 anni vivere in casette prefabbricate che sono ancora lì da 13 anni e che mostrano tutte le intemperie, diciamo, dei tempi. Fabrizio, a te la linea sulla ricostruzione, a che punto siamo? Sì, Giovanni, partiamo da Colletorto, dove c'è ancora un villaggio provvisorio e quindi ci sono anche delle famiglie e altre che vivono invece in autonoma sistemazione. Ricordiamo, oggi pagano l'affitto in quanto non c'è più il contributo in passato concesso dalla Regione. Carlo De Simone, qual è la situazione a Colletorto?
Con le Torto non si discosta molto da Bonefri in altri centri limitrofi. Abbiamo ancora nel villaggio temporaneo circa 19 persone che corrispondono a 9 nuclei familiari. La ricostruzione, diciamo che a Colle Torto ha superato comunque il 50%. Negli ultimi tempi diciamo che è stata superata anche la fase di stallo che si era venuta a creare negli ultimi 2 anni. Un po' di cantieri quindi stanno riaprendo e questo grazie alla boccata di ossigeno che è arrivata ad agosto, quindi mediante attraverso il pagamento dei SAL arretrati. Quindi diciamo che abbiamo una situazione che lascia ben sperare, diciamo che abbiamo regolato tutti i pagamenti al 31 agosto e ad oggi le imprese vantano un credito diciamo complessivo intorno a 1.300.000-1.400.000 euro che corrispondono diciamo ai SAL lavori degli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi diciamo che una ripresa diciamo, nella ricostruzione, nella riapertura di cantieri c'è stata. Questo però deve avere anche un seguito. È necessario che la Regione riesca a liberare le risorse necessarie nei prossimi mesi, altrimenti rischiamo un nuovo blocco e un nuovo stallo nella ricostruzione e quindi un nuovo fermo dei cantieri. Questo vuol dire un nuovo blocco dell'economia nei nostri centri e operai a casa e con tutte le conseguenze anche per le imprese e le famiglie naturalmente. Giovanni, solo un passaggio per quanto riguarda i villaggi. C'è ad esempio Rotello dove tutto il villaggio è pieno, in quanto ogni volta che una casetta si libera per lavori completati, viene concessa ad altre famiglie che devono avviare i lavori e quindi il villaggio risulta totalmente pieno. Donato D'Ambrosio, qual è invece la situazione a Santa Croce di Magliano? Anche qui c'è un villaggio e ci sono tante case affittate per le famiglie sfollate, diverse case. Sì, siamo al 56% della ricostruzione a Santa Croce di Magliano, confermo il trend positivo, qualcosa ora riparte e questo è un dato oggettivo. La preoccupazione però da amministratore e da sindaco, guardando in prospettiva, è che non si ritorni alla fase precedente, cioè ad uno stallo dei pagamenti, perché ora le imprese hanno fiducia, stanno ripartendo con i lavori, stanno ripartendo con i cantieri, tutto il comparto edile risponde presente, però il futuro come sarà? Ci auspichiamo una celerità quindi nei pagamenti e negli stati d'avanzamento. C'è l'anomalia dell'autonoma sistemazione, tutti i giorni per quanto riguarda il mio comune un via vai continuo per quei cittadini che oggi devono uscire di casa per partire con la ricostruzione e ovviamente devono pagare di propria tasca le spese dell'affitto. E un'altra anomalia è che, guardando sempre in prospettiva, è che in un anno di amministrazione già ho effettuato 3 ordinanze di sgombero per case e per nuclei abitativi che oggi sono classificati in fascia B. Forse esattamente come avviene in politica, ci sono molte situazioni che diciamo c'è un passaggio dall'altro di casacca, anche per quanto riguarda molte abitazioni c'è stato un passaggio in classe A, in classe B, in classe B, in classe A, e oggi vedi le 3 ordinanze di sgombero che ho dovuto fare per abitazioni di fascia B. Che fine faranno queste abitazioni? Chi finanzierà questi cittadini? Bene, servono quindi maggiori controlli. Bene. Giovanni. Bene, bene Fabrizio. Poi quando rientrerai per l'ultima volta in diretta qui, mi dirai, sono curioso, se le bollette elettriche vengono pagate dalla Regione o meno. Era stata fatta una legge alcuni anni fa, non so come è finita quella cosa. Le bollette elettriche a chi vive nelle case provvisorie, nel villaggio provvisorio. Sindaco Bonefro, Montagano, com'è la situazione lì? La situazione è
come avete visto, è drammatica per chi vive fuori casa. L'obiettivo della... Quanti ne ha lei? Sono 7 nuclei, diciamo circa 20 nelle casette, e poi tutte le persone che invece hanno trovato sistemazioni differenti. Noi abbiamo ancora da mettere in cantiere la metà di quelli che sono gli interventi di classe A. Parliamo di 61 totali e dunque una trentina che debbono essere portati 50%. Al 50%. E l'obiettivo della mia amministrazione, in qualità di sindaco e con l'assessore alla ricostruzione, è quella di garantire il massima fluidità. Siamo stati tra i primi a presentare la richiesta di SAL, quindi di monitoraggio, di rendicontazione per quanto riguarda l'8% in estate. Lo abbiamo fatto anche adesso, già sono stati depositati in regione. E ci auguriamo che si raggiunga nel più breve tempo possibile l'ulteriore avanzamento dell'8% per liquidare le imprese e far avviare nuovi cantieri e continuare quelli che si sono avviati. Abbiamo cercato di dare priorità alle persone che vivono nelle condizioni più difficili, ai più deboli, che forse, cui forse non sempre si è stata data l'attenzione giusta. Ci apprestiamo a chiudere, già una famiglia è rientrata a casa dalle casette, e cerchiamo di avviare tutto quello che serve. Chiediamo due cose fondamentali: il dialogo con la regione e con ciò che è positivo. Chiediamo che siano diminuite le percentuali per l'avanzamento, dall'8 al 4%. Questo permetterebbe di avere maggiore denaro in cassa e sempre avere la fiducia delle imprese nel proseguire. Chiediamo allo stesso tempo di fare in modo che ci sia una ricostruzione anche del tessuto sociale, economico della nostra comunità. Quello è un altro tema grande, grandioso. Perché la ricostruzione... Ahi noi, non è mai ripartita la ripresa economica in quell'area, ma non c'è in tutto il Molise, diciamo. Voglio aggiungere solo una cosa, prego, brevemente. Noi abbiamo un centro storico che, se le cose vanno avanti in questo modo, dobbiamo chiudere, mettere delle barriere, crolla. Non dimentichiamoci che ci sono la classe A bis, B, D, altrimenti le nostre comunità sono in Michele Giambarba, Casa Calenda, la situazione mi sembra migliore, comunque non avete più gente nelle casette di legno. Allora, noi nelle casette non ne abbiamo mai avute. Noi abbiamo avevate fatto altre sistemazioni. Le precedenti amministrazioni avevano fatto la scelta di acquisizione di appartamenti e quindi andavano distribuiti. Noi abbiamo coperto il 75% della ricostruzione. Veramente un livello accettabile, sì, così. 75. Se si considera che sui 28 milioni stanziati, 21 sono stati spesi e rendicontati, 7 sono in lavori di completamento. Noi abbiamo un ulteriore problema, alcune classi A che sono state escluse, sì, da questa situazione, poi c'è il problema della bis. La bis, che la seconda casa, per capirci. La casa non diciamo abitata, rurale, sì, quindi nelle zone rurali. Sì. E adesso fondamentalmente noi su quello ne abbiamo 21 ancora in itinere per circa 2 milioni e 400 mila euro e ci sarebbero altri 1 milione e 900 mila da utilizzare. Il problema, se posso velocemente, noi sì, in luglio facemmo una riunione dell'anno scorso a Bonifro e avanzammo l'ipotesi come sindaci del cratere di utilizzare dei fondi tramite o la Fimmolise, la finanziaria, o tramite altre banche per dare, agevolare fondamentalmente le imprese che potessero avere ossigeno. Allo stesso modo è stato richiesto sempre in luglio il riutilizzo della percentuale dell'80 del 20% sulle attribuzioni e sulle economie. Fondamentalmente questo perché da un lato giustamente si deve dare solidarietà a chi vive ancora nelle casette, però i comuni tra virgolette che hanno operato bene devono utilizzare ancora dei fondi per la infrastrutturazione, che noi parliamo di ristrutturazione e siamo d'accordo, ma occupazione, perché deve andare di pari passo, altrimenti avremo case nuove vuote.
è chiaro il ragionamento di Michele Giambarba. Dopo andiamo al dottor De Pari, però subito con le imprese. Abbiamo parlato di ricostruzione. Umberto Uliano, presidente dell'ANCE, qual è lo stato delle imprese oggi, imprese di costruzioni? Le imprese che si sono impegnate sul terremoto credo che abbiano viaggiato con in stretto contatto e con anche credo un clima di solidarietà con quello che sono le amministrazioni comunali e i cittadini anche, ma questo inevitabilmente perché l'interesse comune era quello di velocizzare quanto più possibile i lavori del terremoto, era un interesse dei cittadini, dell'amministrazione comunale che noi abbiamo trovato sempre disponibili nei confronti delle imprese, insomma a dargli una mano in tutti quanti i modi possibili e immaginabili. D'altro canto io devo registrare che c'è stato un grosso impegno da parte dei miei colleghi e delle altre imprese, lo ricordavano prima, e anche i sindaci che sono presenti lì a Termoli, quando ricordavano il periodo di difficoltà forte, parliamo di 2 anni fa, in cui le imprese non ricevevano stati avanzamento. Si è bloccato tutto per fini di pagamento dei lavori fatti, insomma. Da un anno e mezzo. Era un impegno che le imprese avevano preso lavorando, evidentemente, che andando oltre anche quelli che erano i propri limiti, le proprie capacità, fondamentalmente. In questo devo dire che devo denunciare anche una totale insensibilità da parte di quello che è il mondo bancario e finanziario delle banche presenti, le quali sono state assolutamente indifferenti rispetto a questi ritardi che non erano evidentemente determinati dalla volontà delle imprese, quanto dalla circostanza dettate ai ritardi con cui la Regione erogava queste somme. Ho dati leggermente diversi per quanto riguarda i pagamenti in corso. A quanto non risulta, gli ultimi mandati della protezione civile risalgono al 18 maggio per stati di avanzamento ovviamente immagino di qualche mese prima, quindi per lavori precedenti. Lavori già fatti in precedenza, sicuro. Questo come è certo. Ricordavo opportunamente il sindaco di Bonifro, occorre raggiungere questa percentuale dell'8% certo. Complessivamente affinché si possa arrivare all'erogazione di ulteriori 26 milioni di euro per sanare tutti gli stati di avanzamento. Io colgo quando diceva il sindaco Giambaba, perché io non credo che prima di aprile-maggio si vedranno questi 26 milioni di euro. Noi abbiamo sollecitato la Regione, un incontro che si è tenuto proprio sul terremoto, adesso non ricordo presso quale tenuta, quale comune, di attivare la Fimolise come Ururi, ecco. Di attivare la Fimolise come volano finanziario per supplire a questo periodo tra i mandati di pagamento che vengono emessi e quello successivo, affinché non accada quello che è il timore dei sindaci, che si blocchino ulteriormente i lavori, perché le imprese hanno vissuto un'esperienza difficilissima, stando fermi nei pagamenti certo. Per circa un anno e mezzo, e ovviamente insomma, sono oggettivamente prudenti nel procedere nei lavori. C'è stato un periodo difficile, ma più complessivamente qual è la situazione dei lavori pubblici oggi in Regione? Ci dovrebbero essere a parte, si parla di 91 milioni di euro riprogrammate dalla Regione, entro dicembre dovevano andare in appalto, dicembre alle poste. Proprio oggi pomeriggio abbiamo tenuto in associazione un incontro con l'assessore ai lavori pubblici. In tutta franchezza io ne sono uscito totalmente demoralizzato, con grande franchezza, perché di quello che doveva accadere nel 2015, almeno come bandi di gara che dovevano essere pubblicati, non se ne vedrà l'ombra. Tutta la viabilità è rinviata. E si rischia di perdersi, quei soldi si perdono? Possibilità di mantenerli? La possibilità è questa, che ormai non è altro che questa, quella di procedere agli appalti entro il 30 giugno 2016, pagando per una penale sui 91 milioni circa, di un punto e mezzo, quindi circa 1.300.000 euro, quindi un lavoro in meno che si fa, fondamentalmente, tenuto conto dei tagli. Tutto questo sempre che le amministrazioni comunali, in modo particolare quelle che hanno i lavori più significativi, si diano una mossa. E in questo non abbiamo rassicurazione, abbiamo tenuto un incontro anche presso il Comune di Campobasso, su uno dei lavori, parlo di questo perché è uno dei lavori più significativi, la tangenziale nord. Dalle notizie che noi abbiamo sappiamo che non è stata ancora messa matita su carta da un punto di vista della progettazione esecutiva, perché se non si arriva a questo non si firma la PQ, non si fanno i decreti di concessione di finanziamento, non si fa il bando di gara. Quindi è una situazione che, come dire, è traslata in avanti. La conferenza stampa fatta inizio anno in Regione in ordine alla viabilità è traslata in avanti esattamente di un anno senza che accadesse nulla. Architetto Buchetti, qual è la situazione dei lavori pubblici in questa Regione oggi?
Ma la situazione dei lavori pubblici credo che sia al passo con tutto il resto, per cui siamo in sofferenza su tutti i settori. Credo che paghiamo, così come è accaduto con il terremoto, sta succedendo anche negli altri settori, inutili lungaggini burocratiche che stanno contribuendo a far sì che il tutto non proceda nella maniera dovuta rispetto a quelle che sono le esigenze che il momento particolare richiede. Credo e continuo sempre a pensare che la mancanza di un progetto rispetto a quello che si vuol fare di questa regione oggi lo stiamo pagando in maniera sempre più evidente. Certo, si parla di finanziamenti, si parla di tante cose, però poi alla fine non si concretizzano, con il rischio che addirittura si possano perdere dei finanziamenti. La necessità poi, tra l'altro, è legata anche al fatto che è un problema non solo regionale, credo su questo possa condividere anche il dottor Giuliano, legato ai lavori pubblici in particolare. Si parla sempre di grandi opere e le grandi opere in un qualche modo deviano anche la distribuzione della ricchezza, se così si può parlare, rispetto a quelle invece che sono le esigenze locali, fatte di piccole realtà imprenditoriali, di piccole imprese. E quindi spesso i grandi progetti non danno nemmeno la possibilità, non avendo i requisiti, di poter parteciparvi. E allora restano d'appannaggio di pochi, e laddove quindi si riesce a partire non sempre si danno le risposte dovute. Però è una condizione, anche dal punto di vista nostro professionale, drammatica, perché continuiamo a parlare, stasera si parla di ricostruzione ed è giusto che sia così, però è l'unico elemento che porta un po' di ossigeno. Per il resto c'è il vuoto assoluto e credo che questo riguardi le imprese per un verso, perché non è che tutte le imprese molisane lavorano rispetto al terremoto, e i tecnici non tutti hanno fatto la scelta di lavorare nella ricostruzione post-sisma. Per cui, tolti quelli che in un qualche modo riescono ancora a far fronte o comunque riescono a dare delle risposte in termini professionali ed economici, gran parte del mondo professionale tecnico e vive in grande sofferenza. Dottor De Bari, si fanno molte promesse e pochi fatti, mi sembra. Pochissimi fatti, pochissimi. In questa regione in particolare, voglio dire, noi, a parte la mia sensazione guardando un po' le immagini che abbiamo visto prima, che è come se noi fossimo per certi versi molto distanti da quelle realtà. Parlo dell'abbandono totale, del pubblico rispetto alla sofferenza privata. E mentre il mondo cerca di viaggiare a una velocità che sembrerebbe essere una velocità normale, poi di fatto ci sono queste grosse discrasie tra una velocità apparentemente rapida che ci porta chissà verso dove e invece gente che soffre quotidianamente per una casa che si sgretola sotto gli occhi. Allora, probabilmente qui è necessario rivedere un po' tutto il sistema. Cioè, noi siamo in un momento di grandissima sofferenza generalizzata, che in questa regione ha raggiunto dei massimi storici, perché oggettivamente siamo, dal punto di vista professionale, siamo in grandissima sofferenza, ma lo siamo dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'appetibilità su altri mercati, su altre cose, e quindi credo che se non si fa veramente qualcosa di importante e di coraggioso non ci sono buone prospettive. Il rischio futuro c'è, come dicono i nostri ospiti. Allora, Fabrizio, un saluto veloce, siamo fuori tempo massimo. Sì, velocemente Giovanni, per quanto riguarda i rimborsi Enel sono previsti, ma dalla regione non è arrivato ancora alcun pagamento. Mai un euro. E c'è un'altra questione di sospensione, riguarda il bollo auto. Lo aspetto io stesso, sono di Colletorto, tanti cittadini aspettano promesse. Questo rimborso. Sindaco Carlo De Simone. Sì, un altro aspetto importante della ricostruzione. E al di là della ricostruzione degli edifici ci sono tutta una serie di questioni che si trascinano da anni. E uno, la restituzione del 60% dei bolli che in alcuni comuni ancora non avviene, tra cui Colletorto, e i cittadini aspettano ormai da diversi anni.
Tra queste devo segnalare alcune questioni, quindi un piano di sicurezza, quindi di manutenzione per le strutture provvisorie delle scuole, un piano di sicurezza che è necessario per quegli edifici che non rientrano in classe A e che stanno implodendo, quindi con le intemperie, quindi comunque hanno subito dei danni dal sisma e oggi rischiano di crollare, quindi serve un piano serio di sicurezza. Fabrizio. D'Ambrosio, qual è l'auspicio per il futuro? Sì. L'auspicio che la ricostruzione terminerà, e questo è un dato di fatto, ce lo spieghiamo tutti quanti, ma che fine farà il nostro territorio, che fine farà il nostro Molise? Penso ormai dobbiamo concentrarci nel focalizzare altri ragionamenti su altre questioni, sullo sviluppo, sull'occupazione. I numeri che abbiamo sono preoccupanti, tipo Santa Croce tra qualche anno avrà soltanto una classe in prima elementare, per cui è un dato imbarazzante. Serve occupazione, dobbiamo puntare ad una qualità della vita e dobbiamo dare un perché ai nostri cittadini affinché possano restare sul nostro territorio e sognare, immaginare una mobilità attiva e non più passiva, però questo lo possiamo fare soltanto tramite delle politiche del lavoro e di sviluppo. Bene, noi salutiamo gli ospiti di Termoli, grazie ai due sindaci, grazie a Fabrizio perché davvero ha dato un contributo notevolissimo. Grazie, buonasera a tutti. Un contributo notevolissimo con la sua copertina, grazie, e con gli altri servizi. Io voglio far chiudere questa diretta da Annunziatina Porrazzo e chiedo a Annunziatina di dirci in 30 secondi cosa vorrebbe e cosa chiede da questa classe politica regionale, dico io. Che si impegni a portare voce per una legge che inquadri i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo come dei lavoratori. Non è possibile più tenere gli occhi chiusi su questo, bisogna assolutamente, tutti abbiamo a che fare con le scuole, quindi è un dovere farsi portavoce di questo, da quel piccolo paese che è San Giuliano di Puglia, che ha vissuto una tragedia immane che ha colpito il cuore di tutto il mondo. E che noi non dimenticheremo mai, e vi do appuntamento per ricordarle ancora questa tragedia al futuro anno 2016. Voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, voglio ringraziare tutti i nostri telespettatori, molisani, abruzzesi e laziali, romani del Molise in particolar modo. E vi ricordo che la replica è prevista domani alle ore 16 e subito dopo la replica, intorno alle 18, metteremo in onda il filmato, la sintesi della diretta sulla tragedia di San Giuliano di Puglia, realizzata da Manuela Petescia e da Angelo Pompei. Una sintesi vale la pena di rivedere. Grazie a tutti e buonanotte da Moby Dick.